Eccoci di nuovo, è passato molto più di una settimana da quell'ultima volta che avete sentito la mia voce. Scusate, dovete sapere che Lars fece appena in tempo, tramite una chiamata internazionale, ad affidare a me il nuovo incarico, dandomi carta bianca nel parlarvi oggi del Marchese de Sade. Sia detto per inciso, non senza avermi prima rimproverato per aver detto, dotto su, al posto del corretto, dotto in, nel precedente audio dedicato a Giuseppe Giusti, che potete trovare sul sito stilus.altervista.org. Adesso sono ormai circa 10 giorni che Lars è dato per disperso da qualche parte in Tibet, dove s'era recato in vacanza, tuttora mi risulta irreperibile. Comunque io mi chiamo Monia. Dato che c'è molto da dire, procediamo subito a parlare del Divin Marchese, ossia il Marchese Donatien Alphonse François de Sade, nato a Parigi nel 1740, sicuramente uno degli scrittori francesi più difficili da trattare, sia per quanto riguarda la sua grande personalità e la complessa biografia, benché io mi limiterò a un elenco dei fatti più piccanti, e sia soprattutto per i temi della sua opera, letterari e filosofici assai delicati. Se per sadismo si intende la filosofia di Sade, la parola sadico, come forse saprete già, deriva pur da questo nome e, in onore alle scenografie e alle speculazioni di Sade, indica la perversione sessuale consistente nel godere infliggendo un male ad altra persona. Dedichiamo questo secondo podcast di Stilus sulla Damnatio Memoriae al Divin Marchese, perché egli fu un vero personaggio pubblico della sua epoca, a lungo e ripetutamente condannato sia al carcere, quale capro espiatorio del libertinaggio, sia alla censura moralistica dei regimi monarchico e giacobino, quale capro espiatorio di certa letteratura allora in voga, carica di materiale pornografico. Nel 1763 il marchese si innamora di Lor Victoire Adeline de Loris, appartenente a una delle più illustri casate di Provenza, e ambisce a sposarla, se non che suo padre, guardando piuttosto alle ragioni economiche, ha già avviato trattative con la ricca famiglia de Montreuil, della piccola nobiltà, per combinargli il matrimonio con René Pélagie Cordier de Launay de Montreuil, parigina, figlia della presidentessa alla corte di Ed. Il volere paterno, sebbene con qualche difficoltà, riesce ad imporsi e le nozze si celebrano nel maggio dello stesso 1763. Ad ottobre però, durante un soggiorno a Parigi, Sade viene arrestato con l'accusa di libertinaggio e condotto nella fortezza di Vincennes, infatti un'operaia, che nel tempo libero si dà alla prostituzione, asporto denuncia per atti di lussuria accompagnati da orribili bestemmie, con le quali il marchese avrebbe invocato l'attenzione della divinità sui propri eccessi. Vendicati, se sei veramente Dio, avrebbe gridato. L'ispettore di polizia Mare inizia così a tenere d'occhio un nobile ritenuto pericoloso più per le sue idee che per i suoi vizi. Dopo 2 settimane, Sade viene rilasciato grazie all'intercessione della suocera, la presidentessa de Montreuil, ma con obblighi di residenza e sotto la sorveglianza dell'ispettore di polizia. Di qui, una parentesi apparentemente tranquilla della sua vita, con avventure d'amore non reputate eccessive o imbarazzanti per un giovane sposo di alto lignaggio. Fino al febbraio 1768, quando Sade ospita ben 4 ragazze nella sua casa di Arcueil, e le fustiga, secondo un rapporto della gendarmeria, da oltre 15 giorni Sade darebbe scandalo ad Arcueil, conducendovi notte e giorno persone dell'uno e dell'altro sesso con le quali ha rapporti libertini. In aprile invece, diviene pericolosamente famosa la fustigazione di Rose Keller, la mendicante di 36 anni aveva seguito il marchese ad Arcueil dietro compenso, lì era stata sequestrata in una stanza, spogliata e fustigata a più riprese, tanto che, durante il supplizio avvenuto il 3 aprile, guarda caso il giorno della vigilia di Pasqua, la donna chiese e pregò il suo aguzzino di ricevere la comunione prima di essere uccisa. Comunque sia, alla fine la evase e fece denuncia. Sade la scampa anche questa volta, grazie a delle lettere reali di immunità di cui è in possesso. Ma 8 giorni di carcere per debiti li sconta nell'agosto del 1771. E nello stesso anno inizia la relazione incestuosa con la cognata Prosper de Launay, da cui ottiene, oltre a grandi sollazzi e grande passione, anche una non indifferente malattia venerea. È da dire che lo zio, Jacques Frempol Aldons, abbé de Sade, non poté dolersi granché,
o essere geloso del nipote, vista la vita sregolata e libertina alla quale anche lui si dava. Un anno dopo, a Marsiglia, Alphonse riceve 4 ragazze in un appartamento, nell'orgia offre loro confetti danici alla cantaridina, le sodomizza, le fustiga e si fa fustigare, ha rapporti omosessuali con il suo servo Latour. E ancora non contento, quella sera si incontra con un'altra prostituta, Marguerite Cost, cui elargisce gli stessi confettini. Di quest'ultima, che avverte dolori viscerali e sintomi di avvelenamento, il commissario di Marsiglia raccoglie la denuncia e spicca un mandato di cattura contro Saad e il suo servo, per reati di sodomia e avvelenamento. Saad fugge, col suo servo e con la cognata amata. Con essa, viaggia per l'Italia, presentandola come sua moglie. Nel frattempo lui e Latour vengono condannati a morte in contumacia, e nonostante poco dopo vengano arrestati e tradotti alla fortezza di Miolan, riescono nuovamente a darsi alla latitanza. Nel 1774 i genitori di 5 ragazze denunciano Saad, 5 domestiche avrebbero preso parte a un'orgia alla Coste. Nel 1775 lo zio del marchese, l'abate di Ebrei, chiede l'internamento del nipote dichiarandolo pazzo. Nel 1776 viene assunta come cuciniera la giovane Catherine Trillet, figlia di un tessitore, giusto per far scoppiare un nuovo scandalo alla Coste. In seguito alla fuga di alcuni domestici, dovuta a quanto pare, a delle profferte del marchese, il padre della Trillet si presenta al castello e pretende la restituzione della figlia, ma Saad rifiuta, non cede nemmeno allorché il genitore adirato estrae una pistola e un po' romanticamente gli tira addosso, mancandolo di un soffio. Il 13 febbraio del 1777 Saad viene arrestato a causa di una lettre de cachet della presidentessa de Montreuil, sua suocera, e viene condotto alla fortezza di Vincennes. Verrà assolto dalle accuse, e comunque riportato a Vincennes, sempre a causa della lettre de cachet. Poi fuggirà, e verrà di nuovo arrestato. In carcere a Vincennes gli è almeno concesso di scrivere, inizia a intrattenere un fitto carteggio con la suocera, l'amica Milly Rousset e la moglie che informa su dei calcoli cabalistici, fatti a proposito del giorno in cui egli presume che verrà rilasciato. Nel 1780 da cominciamento, in stato di prigionia, al suo lavoro di scrittura. Nel 1784 viene trasferito alla Bastiglia, ove resterà altri 5 anni e mezzo. Nel 1785 ricopia le 120 giornate di Sodoma, terminando in appena 37 giorni. Ora! È il 1789, Saad ha gridato dalla sua finestrella, più e più volte, che si stavano sgozzando i prigionieri e che bisognava che la gente accorresse a liberarli. Per questo, a soli 10 giorni dall'assalto alla Bastiglia da parte dei rivoluzionari, viene prelevato all'una di notte e portato all'ospizio per pazzi di Charenton-Saint-Maurice. Finalmente l'Assemblea Costituente, nel 1790, abolisce le lettre de cachet e il marchese riacquista la libertà. Cosicché può conoscere Marie-Constance Renel-Quinet, la relazione con la quale durerà fino alla sua morte. Per quanto partecipi attivamente al governo post-rivoluzionario e giacobino, nel 1793 viene ancora arrestato, già che nel 1791 ha richiesto di prestar servizio nella Guardia Costituzionale del Re. Tornerà in libertà l'anno seguente, assediato dai creditori, privo di mezzi e malato. Nel 1801 gli uffici dell'editore Massé, dove si trova per affari, vengono perquisiti, alcuni suoi manoscritti vengono sequestrati, e viene perquisita anche la casa della Quinet. Interrogato, Massé svela il nascondiglio delle copie stampate della Juliette. Benché Saad ammetta di esserne solo il copista, il prefetto Dubois decide con provvedimento amministrativo di farlo incarcerare, in quanto autore dell'infame romanzo Justine, nonché dell'opera ancor più spaventosa intitolata Juliette. Nel 1803 Saad ottiene di essere trasferito alla casa di salute di Charenton-Saint-Maurice. Nel 1807 viene ordinato il sequestro nella sua camera, di parecchi manoscritti la cui lettura è considerata rivoltante. Si tratta delle Journées de Florbelle, che il marchese mai più rivedrà. In più, alla sua morte, il figlio Donatien Claude Armand chiederà alla polizia di distruggerli e assisterà personalmente all'operazione. Nel 1810 il ministro dell'interno de Montalivet decide di isolare Saad dagli altri ospiti di Charenton,
proibendogli l'uso di carta, inchiostro, matite e penne. Fortunatamente il provvedimento non ha esecuzione. Nel 1811 un rapporto della polizia denuncia la prosecuzione delle vendite della Nouvelle Justine. Il 2 dicembre del 1814 il marchese de Sade muore per edema polmonare. In spregio al volere paterno, lo stesso figlio infame lo fece inumare col rito religioso nel cimitero della casa di Charenton. Sulla tomba venne apposta una croce di pietra, senza nome. I manoscritti lasciati vennero spartiti fra la famiglia che li bruciò e la polizia che li rinchiuse in un baule dove restarono fino alla quinta generazione de Sade. Se alcuni suoi libri erano considerati troppo osceni, in un regime monarchico e poi, forse di più, in quello giacobino, tanto che il marchese fu costretto, e non una sola volta, a dichiarare di non esserne l'autore, è vero pur che già ai suoi esordi di libertino l'esecrazione popolare mormorava di ossa umane sepolte nel giardino del favoloso castello di Lacoste, di esperimenti compiuti su martoriati corpi femminili, di torture orribili e raffinate. Il 14 luglio del 1789, durante l'assalto alla Bastiglia, la cella di Sade venne saccheggiata, effetti personali, mobili, libri e manoscritti vennero asportati, distrutti, stracciati o bruciati. Il marchese scriverà in una lettera, i miei manoscritti, la cui perdita mi fa versare lacrime di sangue. I letti, le tavole, i canterani si ritrovano, ma le idee no. No, amico mio, non potrò mai descrivere la mia disperazione per questa perdita, per me è irreparabile. Persino i compagni di prigionia ebbero orrore del mostro. Nel 1780 a Vincennes ebbe luogo un alterco con un altro illustre detenuto, il visconte di Mirabeau. Nel giudizio dei contemporanei, infame, restò l'aggettivo qualificativo, valido per l'uomo come per la sua opera. Lo stravagante scrittore Rétif de la Bretonne, contemporaneo del marchese, non perdette l'occasione di manifestare tutto il suo odio e il suo disprezzo per Sade, il quale lo contraccambiava. Arrivò, Rétif, a scrivere un intero romanzo, l'Anti-Justine, altrettanto osceno, per contrapporre le delizie d'amore alla crudeltà erotica di Justine. Una voce isolata in un coro unanime fu quella di Benjamin Constant, che in un certo senso anticipò il giudizio di Benedetto Croce, il quale fortunatamente si espresse così: il marchese de Sade asserì dure e coraggiose verità, di quelle verità da cui si suol torcere il viso, quasi che in tal modo si riesca ad annullarle. Il fatto risaputo che Petrarca, sì proprio il nostro Francesco Petrarca, fosse quasi uno di casa de Sade, visto che la sua Laura, ovvero Laura de Nove, nel 1325 era andata in sposa niente popò di meno che a Ius II de Sade detto il Vecchio, non addolcì affatto la repressione e l'odio nei confronti delle teorie sadiane. Esse dovettero serpeggiare nel corso del XIX secolo fra gli ambienti intellettuali, e sia giusto per dire, un grande fan del nostro marchese non poté non essere Gabriele D'Annunzio, finché Sade venne finalmente, pubblicamente riscoperto, rilanciato da anarchici, psicoanalisti, sessuologi e psicopatologi, intellettuali attivi culturalmente e politicamente. Nei primi anni del Novecento vi fu l'interesse dei surrealisti, di Guillaume Apollinaire, che disse, Sade, lo spirito più libero che sia mai esistito. E di André Breton. Poi di Maurice Blanchot, Albert Camus, Georg Bataille, Pierre Klossowski, e ancora nel secondo dopoguerra di Roland Barthes, Jacques Derrida e Michel Foucault. Non solo Simone de Beauvoir, ma anche tutti questi scrittori ravvisarono nell'estremo individualismo di Sade un'anticipazione dell'esistenzialismo novecentesco. Nel 1975 venne il celebre film di Pier Paolo Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma, ispirato alla raccolta enciclopedica sugli istinti e le pratiche sessuali, le succitate 120 giornate di Sodoma, opera grandiosa sia appunto per l'intento enciclopedico, sia per il portato di significati che si celano dietro i protagonisti,
dietro le pratiche sessuali e le storie raccontate dagli stessi personaggi. Ad esempio i banchetti coprofagi, cioè le abbuffate di escrementi, magari residui di diete a base di biscotti, perché l'escremento è l'autentico, mostruoso, meraviglioso e più che naturale prodotto del corpo, da ricevere, gustare morbido morbido, mangiare tutto, digerire come fonte nutritiva del libertino, questa è verità, è simbolo di un esistenzialismo in cui qualsiasi cosa è quel che è, per come è fatto, al di là di ciò che afferma e vorrebbe imporre la società, ossia al di là dei pregiudizi e dei dettami sociali. Se la bocca e lo sfintere anale, nelle scene sadiane, sembrano essere usati in senso antinaturalistico, in realtà qui si supera a pie pari la visione distorta che tenta di civilizzare la natura, e imperiosamente indica cos'è giusto e cos'è sbagliato. In sintesi, circa la fortuna letteraria di Saad, vi dirò. La grande quantità di scritti che gli produsse, romanzi, novelle, opere teatrali, poesie, saggi politici e invettive, fino agli appunti e a carteggi vari, precorreva parecchio i tempi. Tuttavia non avrebbe potuto sfuggire a lungo alla rivalutazione dei posteri, dal momento che Saad attaccò il potere e lo Stato, la nobiltà, la religione, la schiavitù, la morale sessuale e familiare, e tutte le consuetudini della sua epoca, esaltando unicamente il libertinismo, e proclamandosi repubblicano, individualista, addirittura socialista. Una visione ultramoderna nel Settecento, che però a noi risulta assodata, quotidiana ormai. Va detto, rivoluzionario lui lo era da tempo, ma la rivoluzione immaginata era eccessiva anche per noi, e forse lo sarà sempre, forse sarà stata realizzabile solamente fra i suoi fantasmi, non fra gli uomini, prevedendo una società in cui libero sia il furto e l'assassinio. Io domando quale valore possano avere per la natura individui che non le costano né pena né cura, scriveva. E sul libero erotismo illimitato, non c'è nulla di pericoloso in simili manie, si arrivasse anche ad accoppiarsi con morti o con animali, si tratta sempre di piccolezze prive di inconvenienti. O sul libero l'incesto, pericoloso l'incesto. Al contrario, esso allarga i legami familiari e rende perciò più attivo l'amore dei cittadini per la patria. In lui la narrativa si intreccia fortemente con la filosofia, entrambe arricchite in una insalata ricca di scene pornografiche, al fine di creare un sistema filosofico narrativo puntualmente pericoloso sia per religiosi, sia per conservatori laici, sia per i progressisti positivisti e quelli che verranno definiti dalla letteratura filosofica, gli umanitari, cioè i primi socialisti che comparivano sul finire del Settecento. In molti se lo son chiesto, quanto ci fosse di vita vissuta, in quelle pagine hard. Non importa. Sono le idee estremamente, politicamente distruttive, che soggiacciono a quelle narrazioni pornografiche, a far prendere un infarto a chi abbia una morale, o la cerchi. Certo, in tutto 28 anni di carcere. Per un po' di spaccio di caramelle, per delle fustigazioni, per sodomia, sembravano troppi anche e soprattutto a Saad, ma mica glieli appiopparono solo perché era un cinico mattacchione. No, e ironia della sorte, fu proprio in carcere che egli ebbe modo di scrivere, ad esempio Les Infortunes de la Vertù. Lo compose alla Bastiglia fra il 23 giugno e l'8 luglio 1783, un romanzo che, grazie a Dio, nel 1909 viene rinvenuto da Apollinaire. Un attimo. Se vi sto stancando, stoppate e fumate una sigaretta. Vediamo quanto il Divin Marchese fu uomo dei suoi tempi, oltre a essere stato un precursore della filosofia contemporanea e del nostro modus vivendi. Nel Settecento, condivise l'ateismo feroce e la riscoperta fallica della tradizione greco-romana, una riscoperta che si palesa nell'importanza quasi maniacale che gli conferì a qualsiasi numero e calcolo, dalle lunghezze dei falli, alla durata di erezioni lunghe mastodontiche, e delle eiaculazioni, alla quantità di capitoli, eccetera eccetera, espressioni di un cosmo cabalistico, quasi di una mania ordinatrice e compulsiva. Senz'altro, con il Settecento, condivise il razionalismo illuminista, seppure ribaltandolo in una visione nichilista, la quale, nel suo caso almeno,
non va intesa in senso di pessimismo. Il nihilismo di Saad si rilancia come unica proposta di verità e progresso. Egli fu un protoromanzo. Il materialismo naturalistico virtuoso con Saad si trasforma in materialismo naturalistico criminale, esaltando una virtù crudele, vorace, distruttiva, guidata da impulsi irrefrenabili. La natura è conosciuta come mostruosa, e l'uomo, con tutti i millenari sforzi di civilizzazione, in realtà non fa altro che mascherare quella medesima, solita natura altrettanto mostruosa, che rinnova se stessa soltanto nella morte. L'essere dell'uomo, proprio ontologicamente parlando, si riduce alla felicità e la felicità si raggiunge attraverso la soddisfazione sessuale più sfrenata. Non si può fuggire da questa volontà, e questa volontà è totalmente libera di imporsi su tutti e su tutto il mondo. Quanto credete vi sia già di Freud e Nietzsche? Il suo stile anche è tipicamente settecentesco, procedendo per accumulo, moltiplicazione, variazione, complicazione e amplificazione delle scene e del linguaggio. Lo svolgimento narrativo, in realtà, è piuttosto esiguo. Le situazioni erotiche si ampliano nella loro drammaticità intrinseca e ineluttabile, e nella solitudine, la sua, di Saad prigioniero in carcere e cinico prigioniero del sesso. La scrittura è aspra e piana allo stesso tempo, enciclopedica ma priva di schemi, priva anche di sottintesi e aperta, assolutamente priva di retorica. Saad è da inserire nella letteratura francese dell'illuminismo perché, nei mimi topici, riprende la forma del romanesque, ovvero il romanzo epistolare, della memoria, dello scioglimento dialogico, dell'azione teatrale, dell'avventura, della rêverie, che sarebbe la meditazione fantasticheria, crea molteplici narrazioni e avvenimenti che rispondono insieme a una ben definita teoria, con finali sorprendenti, poco realistici e simbolici. Il tutto alterato, diverso apparentemente, in modo dialettico. Saad mette insieme la letteratura conformista del Settecento con quella lussuriosa, pornografica, scema di contenuti altrettanto settecentesca. Tutto qua. Seguendo comunque quella logica che sta alla base, sempre il principio etico per cui l'essere dell'uomo è la felicità, e questa sottiene attraverso il vizio. Solo nel vizio l'uomo potrà progredire nella realizzazione verace del suo essere, costi quel che costi. Ora, per quanto impressionante, scandaloso, amorale possa sembrare, questo modo di pensare vuole essere in contrasto con un mondo civile moralista, fino a denunciarlo. Saad, da buon libertino, rinnega ogni ipocrisia e la repressione degli impulsi vitalistici e delle attività sessuali. Le nudità fisiche descritte rispondono a nudità interiori. La violenza nei rapporti sessuali corrisponde alla violenza dei rapporti interpersonali. E allora il diritto al crimine è dell'individuo, non può in alcun modo appartenere allo Stato. In ciò la precorrenza della filosofia del superuomo. L'individuo è tanto libero di conseguire il proprio essere, da essere libero di giungere, grazie a un certo grado di consapevolezza, all'alienazione e al dispotismo. Una conclusione molto probabile visto che il piacere sta anche nel piacere di trovarlo il piacere, al di là di ogni ostacolo pratico e di ogni morale, attraverso la volontà. L'implicazione politica che ne consegue è un potere assoluto in mano all'individuo, allo scopo di salvaguardarsi dalle punizioni della società. Basti pensare alle cariche sociali ricoperte dai quattro protagonisti delle 120 giornate, il duca di Blangy, il suo fratello vescovo, il giudice Courval e il finanziere d'Urset. Oppure, lettura molto calzante, l'individuo dovrebbe contare tra i suoi istinti, anche quello al masochismo e all'autodistruzione. In ogni caso, per Saad, contro il trionfo della virtù che lascia morire tutto, la vita si realizzerà nel trionfo del vizio. La vita comunitaria è un fatto inaccettabile, perché le sue premesse sono inumane, antinaturalistiche, inaccettabili per un uomo libero. La catastrofe politica non è contemplata, o lo è al rovescio. Ad esempio, nel finale di Justine, la protagonista viene seccata da un fulmine ed è sua sorella, Juliette, la quale si è data interamente a una vita viziosa, a restare viva e a osservare commossa il cadavere della virtuosa Justine. In questo modo, l'umanità non è altro che un immenso ammasso di carne a disposizione dell'appetito del più forte e della natura.
Come avete capito, il processo speculativo di SAD avviene anche per ribaltamenti più o meno ricercati, con un fine provocatorio, tanto che gli arrivò a dichiarare di preferire il brutto al bello, o a scrivere un libro come La filosofia nel boudoir, nel quale praticano l'arte sessuale su una bambina due libertini navigati, una donna e un uomo, che nel loro addestramento combattono contro il tempo, l'arrivo imminente della madre dell'allieva, affrettandosi a impartire lezioni sia discorsive che pratiche, attraverso tecniche orgiastiche spinte molto al di là dei video che voi vedete su certi siti. Qui la pedagogia promossa da un Rousseau è completamente manovrata verso gli istinti sessuali, già annunciando Freud. Da notare pure in quest'opera una riluttanza verso la procreazione, per il dilungarsi sugli insegnamenti del sesso anale, e della fellatio che permetterebbe a una donna di legarsi a un uomo in eterno, in Juliet, erano ancora gli atti sodomiti da preferire alle attività, fra virgolette, dettate da madre natura, con pagine e pagine di dimostrazioni e tentativi di persuasione, veri e propri filosofeggiamenti. Leggete l'esperienza del Divin Marchese, è utile a sapersi. In alcuni casi, d'altra parte, il cinismo potrà giungere a dei contrasti voluti unicamente per il loro effetto, come nell'affermazione, la donna gode nella sofferenza, e l'uomo nel vederla soffrire. Nei romanzi, novelle e opere teatrali di Saad, il più delle volte, a una donna di belle fattezze fa riscontro una grande virtù, come a donne non virtuose lo fa una bruttezza e consunzione fisica, eppure ciò non vuol dire niente. Ciò non implica un'idea di giusto nella prima, perché di giusto esiste solo ciò che sente e vuole l'individuo, per liberissima scelta. Invece a protagonisti maschili belli ed erculei può far riscontro, oltre a un'arroganza sessuale senza limiti, una viltà d'animo e pusillanimità di fronte all'ultimo degli uomini, finanche a dei bambini. E protagonisti maschili vecchi, ripugnanti, depravati sotto ogni aspetto, sono capaci di non destare sospetti nella società, o sono pronti a schermirsi da qualsiasi accusa rivoltagli, pur di confermare il proprio status. Ogni personaggio sadiano va dunque interpretato. Per concludere, nel testamento Saad chiese che il suo corpo venisse deposto, senza alcuna cerimonia, nel folto del primo bosco ceduo che si trova a destra del viale che divide la suddetta proprietà, quella di Malmaison, dalla parte del vecchio castello. Quando la fossa sarà stata colmata, vi si semineranno sopra delle ghiande, affinché in seguito il terreno della suddetta fossa non resti sguarnito e il bosco torni ad essere bello come prima. In tal modo le tracce della mia tomba scompariranno dalla faccia della terra come mi auguro che il ricordo di me si cancelli dalla memoria degli uomini, fatta eccezione per il ristretto numero di coloro che hanno voluto amarmi sino all'ultimo e di cui porto con me, nella tomba, un ricordo dolcissimo. Sperando in una vostra lettura critica del Divin Marchese, lascio a voi ulteriori interpretazioni. Con questo è tutto. Vi saluto, vi ringrazio, e vi do appuntamento a non so quando, probabilmente il prossimo mese. Un bacio affettuoso dalla vostra Monia. Non c'è gran bisogno stavolta, credo, di ricordarvi di darvi a dolci diletti.